Bentornati a Spazio Impresa, il settimanale di informazione economica di Sud TV che si occupa di fisco, lavoro ed impresa. Saluto i miei ospiti e compagni di viaggio, Antonio Procida, responsabile del centro studi di FEDAPI. Salve a tutti. E Pietro Vivone, presidente nazionale di FEDAPI. Ben ritrovati. Oggi parliamo di gas radon, un argomento che sta tenendo banco nelle ultime settimane per via di una legge regionale. E proprio partiamo da questo, Antonio Procida, che cosa prevede questa legge regionale? Bisogna mettersi in regola? Stiamo vedendo anche in alcuni comuni della zona dei manifesti che invitano soprattutto i commercianti a mettersi in regola, ma nello specifico questa legge che cosa prevede? Sì, diciamo che è una tematica assolutamente freschissima. Io direi allarme gas radon, perché c'è un po' di panico su questa tematica, che è molto molto importante perché la finalità è fondamentale. In realtà faccio un piccolo passo indietro. Noi non vogliamo comunque arrogarci di competenze che ovviamente non ci competono, semplicemente perché parliamo di tematiche che vanno un po' al di là di quello che è il nostro lavoro, però in qualità di consulenti d'impresa siamo vicini alle imprese e questo è un nuovo adempimento a carico di quelli che sono le attività commerciali, non tutto ovviamente, ma adesso vediamo anche quali. Però abbiamo studiato l'argomento anche per capire da dove parte. In realtà, come sempre, e in realtà dobbiamo dire che la legge regionale 13 del 2019, che sta diventando famosa in questi giorni, arriva dopo ben 18 anni, correva l'anno 2001, Gazzetta Ufficiale, numero se non sbaglio 276, parliamo di un piano nazionale del radon, quindi un qualcosa di vecchio, che è stato poi emanato dal Ministero della Salute. Tale piano cosa prevedeva? Prevedeva appunto che alcune agenzie in realtà internazionali... Quindi abbiamo detto 18 anni fa? 18 anni fa, quindi quasi un ventennio. Quindi è un piano che prevedeva appunto che l'agenzia internazionale della lotta contro il cancro aveva in qualche maniera, non stabilito, ma visto appunto che il radon, che è un gas naturale, dopo appunto approfondiremo pure l'argomento, anche da un punto di vista strettamente tecnico, era cancerogeno, quindi dannoso per la salute umana. E tant'è che alcune agenzie nazionali e internazionali, per appunto la lotta contro il cancro, avevano stabilito che era una delle principali cause del tumore ai polmoni, quindi davvero qualcosa di dannoso. Nello stesso piano, ovviamente, cosa era previsto? Era previsto che alcuni paesi già all'epoca del Nord Europa e degli Stati Uniti avevano appunto adottato dei provvedimenti sanitari per ridurre questo rischio. Quindi, leggendo un attimo questa piccola cronostoria, mi sono fatto un attimo due idee. La prima è che, come sempre, l'Italia è un passo dietro da questo punto di vista, forse a livello culturale. La seconda è che un problema, se non viene affrontato seriamente, non è che si risolve, quindi ci ritorna forse con più forte di prima. E quindi torniamo, quindi, dopo 18 anni a parlare della legge regionale 13. È stata approvata la legge. Meglio tardi che mai, forse. Però diciamo che esiste questa legge regionale che sottolinea due aspetti importanti. La prima impone un po' l'obbligo di andare a misurare la concentrazione di questo gas radon all'interno di quelle che sono le attività commerciali. Parliamo di attività commerciali a piano terra e piani interrati. La seconda è quella di, quindi, andare a misurarlo e di comunicare tale misure, poi vedremo anche come, fatte tale misurazione al comune e all'ARPAC di competenza. Perché? Cosa significa? Significa che in caso di mancata adozione di tale piano, quindi misurazione e invio di tali risultati al comune di appartenenza, si ha come conseguenza negativa la perdita dell'agibilità di quel locale. Perché parliamo di misurazione diretta? Perché è stato stabilito, forse dopo lo vedremo anche nel dettaglio, che l'unico modo per poter andare a determinare la misurazione di tale gas radon, che ritorniamo un gas naturale, è quello proprio della misurazione diretta, perché è stato visto che anche edifici adiacenti, che hanno le stesse caratteristiche tecniche e materiali di costruzione, possono avere un livello percentuale diverso, e quindi è necessario fare questa misurazione diretta. Una misurazione diretta che deve essere fatta con strumenti, strumentazione passiva tramite rilevatori a tracce nucleari, questo è il termine tecnico, deve ovviamente trovarsi un valore soglia che è di 300 BQ per metro cubo e, ripeto, deve avvenire su base annuale, quindi significa che deve essere fatta ogni 6 mesi, parliamo appunto quindi a partire dal 16 ottobre, quindi davvero una cosa molto molto fresca, per arrivare appunto ad un'altra data fondamentale, che è quella del 16 gennaio 2021, che è la data in cui poi inviare tali misurazioni fatte appunto su base annuale con 2 semestri appunto al comune e all'ARPAC di competenza. È importante questo, è importante perché la finalità è fondamentale, parliamo della salute, un valore importante. Quali possono essere le conseguenze negative di non adottare tali misure?
Allora, in caso di mancato invio di tali misurazioni al comune, questo comporta, come dicevamo, la perdita dell'agibilità del locale, quindi significa sospendere quell'attività commerciale. Invece la seconda conseguenza negativa è nel caso in cui, diciamo che Salerno dovrebbe essere una zona a basso rischio percentuale di radon, poi ci torneremo, in realtà in caso di un valore medio ponderato tra le due rilevazioni semestrali oltre quel valore soglia di 300, ecco, bisogna a questo punto innanzitutto affidarsi a un tecnico, non perché nella fase di misurazione il tecnico non risulta essere importante, anzi poi vedremo perché la legge regionale ha delle pecche anche interpretative, ma è nella fase di risanamento, cioè quello di creare un piano di risanamento e cercare di far scendere quel valore sotto quel valore soglia, quindi o con interventi leggeri come potrebbe essere una maggior areazione del locale, ma ci potrebbero appunto invece o potrebbero essere necessari degli interventi maggiori anche strutturali. E quindi la domanda è: perché io esercendo attività commerciale devo iniziare a misurare tale concentrazione? Secondo me per tre motivi. La prima, perché vi è la possibilità di sospensione dell'attività commerciale, quindi questo è un aspetto importante. La seconda, perché quel locale, e quindi qua entriamo nell'ambito del proprietario dell'immobile, non potrebbe più fittare o vendere quel locale perché il locale è inagibile. E il terzo aspetto, che in realtà ritengo che sia molto importante, è che in caso di assicurazione commerciale su quel locale, in caso di un eventuale problema, ci potrebbe essere la mancata applicazione dell'assicurazione. Perché? Perché manca l'agibilità su quel locale. Quindi questa è linea di massima, secondo me, gli aspetti che devono essere presi in considerazione per quanto riguarda la legge regionale. Quindi, che appunto sottolinea questi due aspetti. Bisogna, dal 16 ottobre, iniziare a misurare tale percentuale di radon all'interno dell'attività e poi, entro quella scadenza del 16 gennaio 2021, inoltrare tali risultati al comune di appartenenza. Facciamo un passo indietro, cerchiamo di capire che cos'è il gas radon. Ce lo dice Domenico Cassitta, amministratore di Radoff, che doveva essere qui ma per altre ragioni non è riuscito a raggiungerci e quindi ci ha inviato tre contributi ed il primo è proprio dedicato al gas radon. Sono Domenico Cassitta, sono l'amministratore delegato di Radoff, una startup innovativa che ha fatto della lotta contro il gas radon la sua mission. Ma che cos'è il gas radon? Il gas radon è un gas inodore e incolore, è presente su tutta la superficie terrestre e di origine naturale e la sua peculiarità qual è? Che entra dentro gli edifici e li inquina. All'aria aperta non succede niente, ma secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è dentro gli edifici, quindi provoca questo inquinamento indoor, è la seconda causa di tumore al polmone nel mondo, o dopo il tabagismo. In Italia l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, conta oltre 3.300 decessi annui. Per darvi due numeri, in Europa siamo oltre 20.000 decessi. E il gas radon è di origine geogenica, cioè che significa che dipende dalla natura del suolo. Immaginate ad esempio la Campania, che ha di origine vulcanica, che quindi altissima percentuale di rocce vulcaniche, quindi alte percentuali di gas radon. Oppure immaginiamoci la Sicilia, la Sardegna, eccetera. Il gas radon è quindi un gas radioattivo, è di origine naturale, si forma nel terreno per il decadimento radioattivo dell'uranio presente nelle rocce e quindi durante la respirazione può penetrare e depositarsi nel tessuto polmonare, irradiarlo e dare origine a un processo cancerogeno. Pietro Ivone, anche per evitare inutili allarmismi, facciamo anche il punto della situazione nella zona della provincia di Salerno. Già Antonio Procida ha accennato qualcosa prima, però facciamo un focus proprio su quello, anche per tranquillizzare e ovviamente anche per mettere in guardia la cittadinanza rispetto alle problematiche che possono emergere e alla necessità di effettuare le verifiche di cui ha parlato Antonio Procida. Innanzitutto volevo specificare che la legge regionale ha proprio, diciamo, l'obiettivo di realizzare una vera e propria mappatura, cioè la comunità europea ci impone questo adempimento per realizzare una mappatura nazionale e poi in realtà europea dei luoghi dove il gas radon, tra virgolette, ha dei valori maggiori e per capire appunto come andare poi ad agire per ridurre questi valori. Nella provincia di Salerno devo dire che siamo tra virgolette fortunati, perché sicuramente scontreremo
in una percentuale molto alta livelli molto bassi di gas radon. Cosa diversa invece succederà ad esempio nella provincia di Napoli, dove invece la presenza di gas radon è superiore. Detto questo, rimane comunque l'obbligo di effettuare appunto la misurazione per garantire appunto la mappatura. Noi come FEDAPI stiamo cercando di prevenire il problema che potrebbe poi rendersi maggiormente visibile l'anno prossimo, perché purtroppo siamo abituati poi a crearci, a farci le domande dopo e mai prima. Cosa succede tra un anno se io non avvio adesso la misurazione? Succede appunto, come diceva prima Antonio Procida, che viene meno l'agibilità, cioè viene tolta l'agibilità al locale, di conseguenza viene sospesa l'attività. Adempimento che il comune non può fare o meno, ma è obbligato ad effettuare. Quindi in questo caso, proprio in questo momento, noi siamo come associazione FEDAPI, stiamo inviando e esortando i comuni che ancora non l'hanno fatto a comunicare alla popolazione, ma soprattutto agli esercenti attività commerciali, questa nuova normativa e questo obbligo. Dire quindi che già dal 16, quindi praticamente già da ieri, era necessario avviare questa misurazione, quindi quanto prima procedere con i dosimetri, quindi con l'applicazione dei dosimetri che effettuano la misurazione nei 6 mesi successivi e poi con un altro dosimetro che guardare il secondo semestre, avviarla quanto prima per evitare di incappare in sanzioni che non sono tanto appunto di natura economica, ma che sono una vera e propria cessazione, sospensione dell'attività. Quindi nessun allarmismo per quanto riguarda la pericolosità, almeno nelle nostre zone, ma un allarmismo necessario per dire fate qualcosa, perché certo, se non facciamo nulla ci troveremo con un problema nell'anno prossimo. Quindi prima cosa che fa FEDAPI è quella di comunicare a tutti i comuni della regione Campania l'obbligo, l'opportunità di comunicare alla cittadinanza attraverso manifesti, attraverso i canali social, questo obbligo. Secondo passaggio però è quello di renderci disponibile a una vera e propria campagna di sensibilizzazione, perché quando ho letto la legge regionale devo dire che io a luglio non sapevo cosa fosse il gas radon. Quando ho iniziato però a leggere cosa fosse e quali erano i rischi connessi all'esposizione prolungata a questo gas, essenzialmente, come ci è stato forse già comunicato e qualcuno sta iniziando ad informarsi, secondo caso di tumori ai polmoni, che conta oltre 3.000 vittime all'anno solo in Italia, devo dire che se questa cosa va fatta sia per adempiere a quelli che sono alla normativa, ma anche per fare in modo che nelle attività dove ci siamo direttamente noi, perché noi abbiamo un tessuto di piccoli commercianti dove all'interno del negozio magari c'è il padre, c'è il figlio, c'è il nipote, c'è l'amico, cioè non abbiamo queste grandi aziende, quindi c'è un rapporto diretto, spesso di parentela, e mai si può volere che praticamente un parente prossimo sia in una zona che magari può causare domani un tumore. Quindi noi abbiamo questa campagna di sensibilizzazione e siamo disponibili anche ad incontrare gruppi di commercianti, perché questa è una misurazione che può essere fatta anche autonomamente dall'esercente, con l'acquisto del dosimetro, l'apposizione del dosimetro, si fanno fare appunto dopodiché i dovuti rilievi e si comunicano al comune, dove le analisi si comunicano al comune e all'ARPA, quindi agli enti competenti e preposti ad effettuare questa mappatura. Quindi, come vi dicevo, comunicazione, sensibilizzazione e supporto per cercare di tenere bassi quelli che sono dei costi che purtroppo sempre più gli esercenti sono esposti a sostenere dei costi relativi in alcuni casi alla burocrazia. In questo caso però devo dire che è un costo da sostenere, ma anche per garantire dei livelli di salute che sono sicuramente importanti da garantire. Abbiamo iniziato nella prima puntata parlando di quelli che sono i goal dell'Agenda 2030, oggi appunto questo è un argomento che entra a pieno titolo nel goal numero 3, salute e benessere, che è qui proprio dietro di me. Andiamo avanti, secondo contributo di Domenico Cassitta, che ci parla di Radoff, che è un'azienda che si occupa di una serie di attività relative all'ambiente, e fra queste vi è anche la Radoff Map, che permette di creare mappe potenziali del rischio del gas radon, un'invenzione di Radoff che ci racconta Domenico Cassitta. Radoff
È la startup innovativa che ho il piacere di dirigere come CEO, in italiano amministratore delegato. Radoff è frutto di 6 anni di ricerca e un sogno: sconfiggere il gas radon. È fatta da un team multidisciplinare fatto prevalentemente da ingegneri e da ricercatori, ingegneri chimici, nucleari, informatici, meccanici, ambientali, civili, un ricercatore in geologia che è esperto conoscitore del gas radon e della sua disposizione nelle rocce e soprattutto con un focus sulla mappatura del gas radon, una designer che l'ha avviata in architettura e poi delle partner scientifiche molto importanti, una su tutte il CERN di Ginevra, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Sassari. In più abbiamo altre partnership industriali sia in Emilia che in Romagna che ci permettono di industrializzare i nostri device. Ma quali sono i nostri device? I nostri device sono sostanzialmente tre. Sense, Radoff Sense, che è un device per il monitoraggio immediato del gas radon. Poi abbiamo Life, che è l'apice della nostra innovazione. È il primo device per il monitoraggio e la bonifica del gas radon indoor all'interno degli edifici. È frutto di tanta ricerca e soprattutto tanta innovazione all'interno, perché all'interno c'è l'intelligenza artificiale, c'è tutta una tecnologia IoT, ci sono i big data, ci sono anche all'interno delle nanoparticelle che rendono smart la sua superficie fatte in collaborazione con il CNR ISTEC di Faenza. Infine c'è Radoff City. Radoff City è il device da cui sono più legato, sostanzialmente perché o il pallino delle smart city. È un device specializzato per le città del futuro, per l'inquinamento indoor e atmosferico, soprattutto delle polveri sottili, mi parlo di quelle polveri che sono presenti nelle città, che solo in Italia purtroppo danno origine a circa 70.000 morti. E Radoff City le monitora insieme al gas radon e altri parametri ambientali. La sua peculiarità che è frutto di un contesto smart city, è stato sviluppato proprio per le città del futuro per conoscere il rischio del gas radon. Poi c'è un'app dedicata per conoscere il rischio radon intorno a te potenziale. Antonio Procida, diamo un po' di date innanzitutto e poi cerchiamo anche di chiarire quello che è un mistero della legge. In molti si stanno chiedendo chi deve realmente effettuare la misurazione, il gestore dell'attività commerciale o il proprietario dei locali? Quindi Benissimo. partiamo dalle date. La domanda è interessante perché è la domanda ricorrente in questo periodo. Allora, sulle date, giusto per dare delle date, inizio misurazione, parliamo del 16 ottobre 2019, quindi effettivamente ieri inizia la rilevazione, perché bisogna fare una rilevazione su base annuale in 2 semestri, quindi significa che la rilevazione annuale deve terminare il 16 ottobre 2020. Poi abbiamo 90 giorni di tempo, perciò dicevo come data utile e necessaria dobbiamo ricordarci il 16 gennaio 2021 per andare a inoltrare le misurazioni Quindi effettuate al comune di 16 appartenenza. gennaio 2021. Piccolo passaggio per collegarmi alla data. La prima è che ovviamente parliamo di locali, diciamo quindi commerciali, aperti al pubblico, a piano terra e a piano interrati, quindi i locali residenziali sono esclusi, giusto per dare un'altra informazione. La seconda è che nel caso in cui si verifica il mancato invio di tali dati al comune, il comune che cosa fa? Con un provvedimento, un'ordinanza, andrà a comunicare, a sollecitare l'invio dei dati da parte dell'esercente dell'attività commerciale e in caso di infruttuosità anche di questa seconda comunicazione, ecco che lì si va a verificare, quindi dal 16 gennaio 2021, quindi devono passare altri 30 giorni, diciamo, la sospensione dell'agibilità del locale. Quindi per questo per quanto riguarda le date, che si collega perfettamente alla tua domanda. Questa secondo me è una, diciamo, pecca della legge regionale, una legge regionale che secondo me non è stata scritta benissimo, ma per la precisione io direi che è stato un copia e incolla di qualche altra legge regionale scritta male. Quindi perché? Perché lascia un po' di troppa interpretazione, soprattutto per quello che dicevi, un po' sulla metodologia della misurazione, nel senso che non parla di tecnici, non parla di tecnici abilitati, infatti il dottor Pivone quello diceva, la misurazione può avvenire anche in autonomia, quindi perché la legge ovviamente non parla di un soggetto con determinati requisiti. Riconosciuto, Ovviamente noi diciamo. diciamo che il tecnico risulta essere fondamentale perché è competente in quella determinata Quindi materia. nei fatti poi lo è. Esatto.
La seconda interpretazione troppo larga è proprio sul soggetto passivo e destinatario della normativa. Perché? Perché in effetti la normativa mi parla di esercente attività commerciale, quando appunto parla, se non sbaglio, l'articolo 4 inerente alla misurazione, e poi parla di proprietario quando parla di inoltro dei dati al comune. Ovviamente, nostro parere personale, ovviamente il soggetto passivo, quindi il destinatario della norma, è sicuramente l'esercente dell'attività commerciale, però è ovvio ed è indubbio che il proprietario ha un interesse attivo affinché tale misurazione avvenga. Perché? Perché, come dicevamo prima, nel caso in cui tale misurazione non avviene, si verifica la inagibilità di quel locale, quindi significa che il proprietario non può né più locarlo né venderlo affinché non faccia tale misurazione. Che significa, considerato che la misurazione deve avvenire su base annuale, perdere un altro anno dal 16 febbraio o gennaio 2021 per fare tale misurazione e quindi riacquistare tale agibilità. Quindi la domanda è assolutamente pertinente. Vista la finalità, considerando che le attività commerciali in questo periodo prendono un po' schiaffi a destra e a sinistra, è sicuramente un nuovo adempimento a carico delle attività diciamo commerciali, sicuramente con nuovi costi, e ritengo che proprio perché c'è un interesse del proprietario, questo è un mio parere ovviamente, però per una questione etica, morale e anche di vantaggio economico del proprietario, ritengo che un accordo economico tra l'esercente dell'attività commerciale e il proprietario dell'immobile ci possa essere, ecco, in qualche maniera dividere quella che può essere una spesa da sostenere negli interessi di entrambi i soggetti sia una cosa, secondo me, giusta e corretta. Magari si poteva prevedere un fondo, lo vogliamo dire così? Anche, c'è chi, addirittura c'è chi dice, ma deve essere il comune a dover mettermi in condizione di avere tale agibilità. In realtà, ripeto, noi guardiamo un attimo la finalità è appunto quello di andare a ridurre fortemente la percentuale di tale gas dannoso, quindi la salute per noi rimane un valore fondamentale, ma allo stesso tempo non dobbiamo appesantire diciamo, le piccole e medie imprese, ecco, parliamo di attività commerciale, ecco, secondo me un piccolo accordo tra proprietario e esercente attività commerciale non basterebbe. Passiamo al terzo intervento di Domenico Cassitta che ci parla della campagna di raccolta fondi della Radoff. Radoff in questo momento per finire l'industrializzazione dei propri prodotti, quindi per affrontare il mercato, sta raccogliendo dei fondi attraverso il crowdfunding. Ma che cos'è questo crowdfunding? Il crowdfunding sarebbe la quotazione di una parte della società, cioè Radoff è una società di capitali, una startup innovativa e quindi regolamentata, e ha messo in vendita circa il 10% delle sue quote attraverso un portale certificato dalla Consob e quotato in borsa, CrowdFundMe. Perché investire in Radoff? Perché Radoff ha una crescita esponenziale dei suoi prodotti. Pensate che il mercato di awareness, che è il mercato di Radoff, ha a livello mondiale ha un tasso di crescita del 6,4% con un fatturato medio di 116 miliardi all'anno. Perché c'è una normativa, lo state vedendo in Campania, ma a breve ci sarà in tutta Italia una normativa europea e Radon che introduce l'obbligo del monitoraggio e poi della bonifica dei gas radon in tutti gli edifici, quindi abitazioni, privati, residenziali, e luoghi pubblici e luoghi di lavoro. Per la proprietà intellettuale, perché investendo in Radon investi in una società che ha tre brevetti depositati, delle parti scientifiche importanti, come ho detto precedentemente, il CERN di Ginevra su tutte, ma anche delle partnership industriali innovative come la Gucci Industries a Faenza. L'innovazione, perché la tecnologia di Radoff è davvero rivoluzionaria, perché racchiude dentro di sé tre cardini della nuova tecnologia: l'intelligenza artificiale, il big data e l'IoT. E infine lo Smart City. Noi di Radoff abbiamo il pallino del Smart City, perché la spinta tecnologica dell'IoT aiuterà le città di futuro a plasmarsi, a crescere e soprattutto a essere più sicure. Investendo in Radoff, investi nella salute dei tuoi cari. Pietro Vivone, diamo dei piccoli consigli per affrontare al meglio questa problematica. Allora, innanzitutto volevo un attimo collegarmi al discorso precedente, da chi è il soggetto che deve fare la misurazione, che sicuramente è l'esercente, però il consiglio che do, visto che è gratuito parlo di consiglio, ma in realtà è una vera e propria consulenza che do al proprietario dell'immobile, è quello di accertarsi che la verifica venga fatta. Che significa? Significa andare materialmente magari a verificare se si è avviato questo discorso di misurazione
E seconda cosa, se non viene fatto, di magari inviare una vera e propria raccomandata, perché? Perché domani mattina, nel momento in cui io perdo l'agibilità del mio immobile, ho difficoltà, non posso appunto locarlo e di conseguenza ho, tra virgolette, dei danni di natura economica. Questi danni chi li deve pagare? Deve pagare chi la normativa non l'ha rispettata. Un'altra carenza, a mio avviso, relativa alla normativa è quella legata alle misurazioni successive legate ai lavori effettuati nei locali. Mi spiego meglio. Io oggi effettuo la misurazione, non ho problemi, oppure ho problemi legati al radon, avvio quella che è un'attività di risoluzione, quindi riduzione dell'esposizione. Nel momento in cui faccio dei lavori devo rifare la misurazione, ma mentre passa l'anno posso però avviare la mia attività. Se non ho fatto la misurazione oggi, a gennaio non avrò l'inibizione di effettuare l'attività. Se fa avvio dei lavori che durano un mese, dopo che succede? Devo aspettare l'anno perché prima non ho fatto la misurazione o posso effettuare, avrò invece l'agibilità? Quindi anche questa è una qualcosa che non è ancora chiaro, però diciamo. È una criticità che sicuramente con il tempo e con l'esperienza sarà, tra virgolette, risolta. Chiudo dicendo appunto agli amministratori di fare un vero e proprio passaparola, soprattutto nelle piccole comunità, dire praticamente quello che c'è da fare, personalmente comunicarlo, dico agli esercenti di informarsi sia su cosa fare, ma sia anche sui perché danni. Mi permetto di interromperla, sono i comuni poi a ricevere le domande, quindi certo. Ovviamente non sono obbligati nei fatti, però lo sono moralmente quantomeno a informare la cittadinanza. Sì, anche perché saranno poi i comuni l'anno prossimo a fare la parte del cattivo, a fare esatto. L'ufficio tecnico e il SUAP dei singoli comuni andranno ad esortare poi la recezione innanzitutto della misurazione e successivamente ad effettuare l'inibizione e la sospensione dell'attività, faranno la parte dei cattivi e soprattutto creando anche un danno a chi ci abita in quel comune, perché a mio avviso dal rappresentante delle piccole imprese e degli esercenti in genere, devo dire che il negozio di vicinato è un faro in un paese. Nel momento in cui vado a chiudere quel faro è un buio che vado a creare, quindi anche da politico mi devo porre il problema, da esercente oggi mi devo informare e mi devo impegnare. Dicevamo che già dal 16 ottobre bisognava partire, siamo già in ritardo. Come associazione nei prossimi mesi cercheremo innanzitutto di capire a che punto sono, quante persone realmente hanno avviato la misurazione e cercheremo di capire quanto è possibile chiedere una piccola proroga per evitare appunto sospensioni poi all'anno prossimo, perché è inutile creare le barricate l'anno prossimo, cerchiamo di iniziare oggi rapidamente ad effettuare le misurazioni spendendo il meno possibile ma con una buona professionalità e dall'altra parte cercare di prenderci qualche mese poi per appunto consegnare i risultati delle misurazioni. Quello che vi consiglio, quando le misurazioni spero saranno sempre positive, ma se sono negative, avviare il prima possibile sia un'attività di riduzione per quelli che sono i parametri legati all'esposizione, ma anche una vera e propria profilassi poi personale per chi in quel locale ci ha lavorato per tante ore. Ci ritorneremo perché sono sicuro che ci arriveranno molte domande dai nostri telespettatori su questa problematica. Nel frattempo saluto i miei ospiti. Antonio Procida, responsabile del Centro Studi di Fedapi. Arrivederci a tutti. E Pietro Vivone, presidente nazionale di Fedapi. Alla prossima settimana. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Spazio Impresa.